stavo ascoltando con grande interesse e pensavo a questa terra, no? Che ha perso, diciamo, tanti anni. Per cui io non sono uno che taglia i nastri, ne ho visti tanti, hanno tagliato i nastri, ho visto tante volte la Calabria essere celebrata per premi inutili. Due cose, la bandiera blu è una certificazione seria, non ricordo quante sono le prescrizioni, ma e serve soprattutto a questa terra che è in ritardo. Io penso che la prescrizione migliore che noi dovremmo assumere, che è la maniera blu ti aiuta, è quella morale, di una bellezza che non ci meritiamo delle volte. Ci troviamo al Porto delle Grazie di Roccella Ionica, abbiamo il piacere e l'onore di avere il professore Mazza, che è responsabile della FE in Italia. Ecco professore, qui siamo in un posto, il Porto delle Grazie di Roccella, unico forse porto turistico nell'intera provincia di Reggio Calabria, che ha ricevuto per il sesto anno la bandiera blu. Ecco, volendo parlare anche di bandiere blu, degli approdi, l'importanza per i servizi che offrono e tanto altro. Diciamo che rispetto a quella rilasciata ai comuni per le spiagge nel Sinseme riguarda la qualità dei servizi che sono erogati nella piena sostenibilità, quindi c'è un impegno, una politica ambientale forte e di crescita in termini di qualità di una struttura portuale turistica. Ecco, quella di Roccella Ionica, il Porto delle Grazie, con la sua festa bandiera blu, rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello per il territorio. È cresciuta e continua a crescere secondo una logica del miglioramento continuo, che è quello della bandiera blu, ma soprattutto in un contesto, quello di Roccella Ionica, che è bandiera blu da 20 anni. Quindi voglio dire, la cultura della sostenibilità e della qualità anche nell'ospitalità e nel turismo mi sembra oramai consolidata, anche se, ripeto, non è mai un punto d'arrivo ma è sempre un punto di partenza. Ecco, la Calabria quest'anno ha segnato due bandiere blu in più, 17 in tutto, nella Locride in particolare si è aggiunto anche Caulonia, quindi sono tre i paesi vicini. Ecco, per le bandiere blu si può parlare anche di rete di bandiere blu, perché la vicinanza è un'ulteriore conferma di quella che la politica ambientale, il mare non ha confini. Allora, prima di tutto, un comune che ottiene la bandiera blu ha una doppia responsabilità, a parte che per il proprio territorio, ma anche perché è di esempio a tanti altri comuni che, anche un po' per spirito di emulazione, guardano al comune che ha ottenuto il riconoscimento, che sta svolgendo questo percorso, vede che migliora la qualità della vita, migliorano le presenze e quindi magari si incammina su questo percorso. Quindi quasi sempre, accanto a comuni che lavorano bene in termini di bandiera blu, crescono e nascono altri comuni. La Calabria sta crescendo, è il frutto di un forte impegno della fondazione di questi anni, che abbiamo fatto una scelta di impegnarci e lavorare a fondo in Calabria, e i risultati si vedono, perché il trend di questi anni continuano a crescere le località che ottengono il riconoscimento. Come diceva lei, molti comuni dicono: vogliamo che noi ottenere la bandiera blu, davanti a noi qualcuno l'ha chiesto. Il senso non è ottenere la bandiera blu, ma organizzarsi per poter fare richiesta alla bandiera blu, perché già per fare richiesta ci servono dei requisiti. Diciamo che prima di tutto devi esprimere una volontà precisa di voler iniziare il percorso. Prima ancora del riconoscimento è un percorso di crescita impostato al miglioramento continuo. Tu devi ben valutare quali sono le tue criticità, su cosa c'è bisogno di lavorare, e bisogna crescere. La politica è quella del miglioramento continuo, ma noi lo diciamo sempre, una politica di piccoli passi, ma cose estremamente concrete che nel tempo determinano il cambiamento.
quindi si inizia in questo modo per arrivare all'ottenimento della bandiera blu e al suo mantenimento, ma è un qualcosa che deve coinvolgere tutta la comunità, cioè il comune, l'amministrazione è al centro, ma deve essere condivisa con la cittadinanza, gli operatori, le scuole, tutti possono fare e devono fare la propria parte per l'ottenimento e il mantenimento. Quest'anno la Calabria ha ottenuto 17 bandiere blu, due in più rispetto agli anni precedenti, una politica del mare importante, ma un vessillo, dobbiamo dirlo, anche perché i porti e le strutture, le spiagge puntano all'attrattività turistica. Ecco, assessore, lei intanto ha stabilito un fondo per aiutare chi richiede la bandiera blu, perché ci sono dei costi da sostenere. Sì, abbiamo premiato i comuni che erano bandiere blu perché potessero confermare, potessero diciamo avere altri comuni essere da esempio. Abbiamo raddoppiato il fondo, storicamente si è iniziato qualche anno fa, quest'anno credo che sono 30.000 euro per comune, e quindi il prossimo anno lo riprogrammiamo e quindi aumenta, era di 450.000, abbiamo aggiunto 2, siamo contenti, e sono gli investimenti migliori perché le risorse vanno distribuite a chi garantisce servizi di qualità. È una Calabria che non ci stancheremo mai di dirlo, immaginiamo con i porti, vorremmo anche più porti perché più ne hai più lavorano, e poi se sono porti gestiti bene come qua a Roccella, io parlavo prima con Fabio Filocamo, anche col sindaco, cioè, la Calabria non deve essere destinata ad essere sempre ultima, deve avere gli uomini e le donne giuste nei posti giusti e poi ottenere le cose, insomma abbiamo nella naso, io credo che siamo la Florida dell'Europa e dell'Italia, deve avere non questa presunzione, questa ambizione, e significa migliorare i collegamenti con il presidente Occhiuto, adesso anche il nuovo management, il nuovo manager degli aeroporti aiuterà, insomma questa è una terra che certo gli aeroporti a diventare più attraente, più raggiungibile, poi se i comuni con il nostro contributo fanno meglio e se passiamo, io vorrei avere la sfida, lo diremo diciamo ai sindaci bandiere blu, se il prossimo anno riusciamo a raddoppiarli, quindi arrivare a 34 troveremo le risorse per finanziarne 34, perché significa garantire servizi, significa avere una Calabria più accogliente e che giochi in Serie A. Alle nostre spalle abbiamo il molo, il track del Porto delle Grazie di Roccella, lei ha fatto qualcosa anche per i porti, non per gli approdi bandiere blu ma per i porti, perché ha dato la possibilità di dragare, ci sono stati dei fondi regionali che hanno consentito di ripulire diciamo gli ingressi dei porti, è importante perché quando i porti non sono naturali hanno questo rischio e naturalmente per essere usufruiti in maniera tranquilla è necessario che ci sia, ecco, come diceva lei, una rete di porti sicura anche. Sì, i porti hanno la possibilità, nel senso di non aumentare anche i fatturati, di non dover arrivare come è accaduto nel caso di Cetraro, Cariati e se non sbaglio Bagnara, insabbiamento. Bisogna ringraziare il presidente perché non è un'operazione facile, per quanto poco come investimento, perché abbiamo dato 100.000 euro a porto, quello di Cetraro è stato già decretato perché andava tecnicamente trovata la formula con i fondi della programmazione, quindi al di là di me che sono mero esecutore materiale, una grande attenzione a me se il presidente Occhiuto. Quando tu hai una squadra, in Calabria si dice un'espressione insomma un po' gergale, che ha il sangue agli occhi per fare le cose, e hai argomenti, perché nel senso vengono a chiedere gli amministratori, insomma chi governa, anche tutti gli stakeholder, la parte privata, le cose giuste, noi giochiamo la partita. Abbiamo un ritardo un po' nei servizi, questo dobbiamo raccontarcelo, questa cittadina è l'esempio di come un sindaco ringraziato in termini di programmazione senza un euro di investimento alla regione, perché daremo soltanto un supporto logistico, ha fatto una programmazione estiva sugli spettacoli, su appunto bandiera blu, sul porto, ecco. Anche i calabresi che non conoscono bene altri sistemi, basta che vedono un po' di Calabria, vale per Tropea, vale anche per Roccella, e hanno degli esempi da poter seguire, noi siamo pronti a sostenerli e a finanziarli. Al vice sindaco che è qua presente, ecco Francesco Scali, essere in questa struttura insieme anche a Don Michele Circosta, che è uno dei soci, Mario Diano, che sempre sono in prima linea per questa struttura portuale, ecco, cos'è il porto per Roccella? Mi pare di capire che ormai Roccella senza porto è una cosa imprescindibile per la comunità, per il paese, è un punto di partenza, diciamo così. Rappresenta uno degli aspetti più importanti, delle peculiarità più importanti di Roccella per quanto riguarda anche le opere pubbliche insieme diciamo al castello.
direi più che di Roccella, io lo vorrei collocare come il porto della Locri, perché ormai è un porto di tale dimensione, penso uno dei più importanti del Mezzogiorno, e questo importante riconoscimento nella riconferma. Devo dire che per raggiungere questi risultati è stato fatto un gran lavoro di squadra, soprattutto grazie anche alla Porto delle Grazie, al Comune, ma anche ai privati. Vedo qui Mario Dano, Circosta, che danno dei servizi fondamentali per il Porto delle Grazie. Io penso che nel prossimo triennio il Porto può e deve ulteriormente incrementare sia i servizi, sia dotarsi di attrezzature importanti. Io penso che ci sono tutte le condizioni per farlo, e questo è un motivo di grande soddisfazione soprattutto per l'amministrazione comunale, ma anche per tutta la cittadinanza, ma penso anche per tutto il comprensorio. Lei, ci volevo solamente, come dire, evidenziare un aspetto, caro Presidente Giuseppe. Volevo dire ai nostri concittadini, agli abitanti della Locride, quello che il Vice Sindaco di Roccella adesso ha precisato: è uno dei porti più qualificati del meridione d'Italia. Questo lo abbiamo qui a Marina di Roccella. Quindi volevo evidenziare che noi siamo già in movimento, ognuno per la propria parte. Quando dico noi, mi riferisco agli operatori turistici, che sono orgogliosi nei loro pacchetti, nella loro promozione, evidenziare questo porto. Oltre a questo abbiamo una squadra, qui vediamo che gli amici, le ragazze e i ragazzi del porto sono entusiasti, quindi stiamo facendo rete per dare la dignità che merita e per ricordare quelli che in passato hanno dato tanto per far sì che si sviluppasse il porto di Roccella. Facciamo chiudere a Don Michele Circosta, il veterano, il più anziano in mezzo a tutti, ma il più saggio. Vi ringrazio, sì. Vi ringrazio. Ecco, lei ci ha creduto in tempi non sospetti, quando qua c'era solo un piccolo molo, forse un ammasso di pietre, però ha detto: io la mia mano da imprenditore la voglio dare a questa struttura. Ma sicuramente sono stato chiamato dal senatore Zito e mi sono messo subito a disposizione, e tutte le cose belle nascono se si fanno col cuore, e questa è una struttura voluta veramente, voluta da Roccella, dai roccellesi, e quindi anche da noi che ci abbiamo messo l'anima. Alessandra è il volto del Porto delle Grazie. Mezzo busto. Come capita in televisione. Come capita, sì, è la mia figura migliore, mi metto così. Il mezzo busto del Porto delle Grazie, perché quella che sta nella reception, colei che accoglie chi arriva, ecco, mi sono sempre chiesto, chi arriva dal mare, la prima cosa che chiede qual è? Vabbè, la prima cosa sicuramente sono i servizi, quindi al giorno d'oggi è normale che i servizi più importanti sono quelli, sicuramente il wifi, poi per muoversi all'interno, quindi sia del porto che dal porto verso l'esterno, quindi mezzi pubblici, navette, taxi e quant'altro, e poi dipende dalla sosta, quindi cerchiamo di farli rimanere qualche giorno in più, proponiamo le nostre mete turistiche, quindi organizziamo pacchetti con auto a noleggio piuttosto che viaggi organizzati. Tipi di servizi. Ci proviamo, sì, anche perché siamo noi i primi interlocutori, quindi pensiamo a noi quando andiamo in un albergo, facciamo le domande tutte alla receptionist, e così accade, fanno tutti i tipi di domande possibili e immaginabili. Ma dimentichiamo una cosa, che Roccella è un porto, quindi è un albergo internazionale, qui si arriva da tutto il mondo. Esatto, è vero, però grazie all'inglese. Tutte le lingue? Tutte le lingue, francesi, parlano solo francese, però con l'inglese ormai riusciamo a capirci con tutti, diciamo, tutte le popolazioni del mondo, quindi grazie all'inglese riusciamo poi a metterli in contatto anche con il paese. Porto delle Grazie di Roccella Ionica, lo staff al completo, qui accanto a me l'amministratore Fabio Filocamo, il direttore Lombardo e tutti gli altri, compresi i soci Michele Circosta e il nostro vice sindaco Francesco Scali. Porto delle Grazie che oggi ha voluto celebrare la sesta bandiera blu. Per 6 anni di fila questa struttura ha ricevuto la bandiera blu degli approdi, che non è un qualcosa di scontato, dobbiamo dirlo, ma è un riconoscimento importante per una struttura che continua e offre servizi importanti, ambientali e non solo. Un riconoscimento che sono pochissimi i porti d'Italia che ricevono. Ecco, la soddisfazione dell'amministratore Fabio Filocamo, ma anche di chi poi ci lavora, che è qua accanto a noi. Sì, soddisfazione enorme come ogni anno, e come ogni anno tanta è l'attesa per verificare se il lavoro
di quell'anno ha portato il risultato giusto o meno, è come accade in tutte le realtà un lavoro collettivo che vede il porto seguire l'esempio dato da un comune che da 20 anni oramai raggiunge questo ambito traguardo. È un lavoro collettivo che premiamo oggi, lo vediamo riconosciuto anche con una presenza autorevole dell'assessore regionale Turismo e Trasporti, il dottor Orso Marso, del presidente della fondazione, il dottor Mazza, il professor Mazza, c'era anche il sindaco, adesso c'è il vice sindaco, ci sono i nostri soci, ci sono oltre al nostro personale che vedete qui però anche gli sforzi di quanti clienti, forze dell'ordine, armi di mare e di terra che contribuiscono a questo risultato, e quindi sarebbe giusto che oggi magari facciamo parlare le varie anime, almeno quelle che sono qui presenti. So che c'è una gara per prendere la parola, ma io faccio notare invece un'altra cosa: l'operatore piano piano allarga. Faccio notare una cosa molto bella, che alle nostre spalle c'è praticamente l'intera struttura portuale completamente piena. Ecco, questo penso che sia la più grande soddisfazione che una struttura può avere. Siamo a fine maggio, non c'è un posto, e questo vuol dire che la struttura accoglie, accoglie bene, e forse è rimasto uno dei pochi approdi in provincia di Reggio Calabria che garantisce un minimo di servizi importanti. Sì, un minimo di servizi che devono migliorare, che devono migliorare nelle condizioni in cui si può. Sicuramente abbiamo un risultato commerciale che è quello che ci dà la misura del buon lavoro che si fa. Del resto, lo dicevamo l'altro giorno, è come per le strutture alberghiere: il nostro gradimento, il nostro successo è misurato dal numero di persone che vengono, ma soprattutto al numero di persone che restano o che andando via decidono di tornare. Abbiamo una lunga lista d'attesa, vero Alessandra, vero Francesco, che sono in attesa di sapere se avranno spazio quest'estate e anche trovare un ormeggio, insomma, in attesa di un ormeggio. E questo è certamente come dire un punto di arrivo e anche un punto di partenza, perché sappiamo che molte cose ancora vanno fatte. Con i soci costantemente ci troviamo per capire come farlo, e anche come farlo nelle condizioni in cui ci troviamo, che come sappiamo da un punto di vista logistico e organizzativo non sono facili, non sono facili per nessuno all'interno di un porto che oggi come dire si trova ad attraversare tante difficoltà legata anche all'immigrazione. Dobbiamo dirlo che Roccella è anche un punto di accoglienza, di primo soccorso, diciamo così. I soccorsi in mare non si vieta a nessuno, e quindi naturalmente le forze sono concentrate anche in questo senso. Direttore, quest'estate come si preannuncia? Perché mi pare che, insomma, siamo a maggio e vedendo un tutto esaurito sarà un'estate calda in tutti i sensi. Ma sarà sicuramente un'estate calda, anche perché, come diceva l'amministratore prima, sono tante le richieste che abbiamo ricevuto e cercheremo di soddisfare al meglio un pochino tutti, anche se è un pochino difficile. Per quanto riguarda poi la parte turistica, auspichiamo tutti quanti di raggiungere gli obiettivi e i risultati degli anni passati. Quindi in progetto, noi ricordiamo i bei tempi del Porto delle Grazie, gli arrivi eccellenti. Lei non ci dirà sicuramente, perché deve mantenere la privacy, ma si pronostica qualche arrivo importante? Ma devo ad essere sincero, ad oggi non abbiamo, diciamo, posizionamenti importanti, ma stiamo lavorando affinché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi estivi possa arrivare da noi qualche imbarcazione decisamente importante. Qual è il trucco per attirare questo tipo di clienti? Perché lei mi pare di capire, è quello che interagisce, no? Anche in prima persona con gli equipaggi, con i comandanti delle imbarcazioni. Qual è il trucco per farli venire? Cosa vogliono? Cosa chiedono? Qual è la cosa che si aspettano e perché ritornano? Ma trucchi ce ne stanno pochi. La professionalità, l'accoglienza, lo spirito d'accoglienza, voglio dire, sono l'ABC di un porto turistico. Noi cerchiamo al meglio di soddisfare tutte le richieste, specie le richieste delle grosse imbarcazioni, che sono infinite. Tornano perché hanno gradito il nostro servizio, i nostri servizi, e quindi tornano con piacere a visitare la nostra struttura.